Io frequento il Fassicomo e sono a secondo anno. È una scuola di arti grafiche professionale. Beh, questa è una scuola che definisco diversa dalle altre. Sì, diciamo che c'è un cambiamento grosso in questa scuola. Esatto, dalle piccole cose nascono grandi cose. E dobbiamo girare questo video su cosa facciamo noi a scuola. Cosa si fa dentro il Fassicomo? Perché crediamo che il Fassicomo sia un esempio per altre scuole? Noi filmiamo quello che noi facciamo giornalmente in questa scuola, Per sensibilizzare, soprattutto i giovani. mandare un messaggio a tutti i ragazzi. Il target, a chi lo vogliamo comunicare? Noi volevamo comunicarlo ai ragazzi. Sì, abbiamo scritto nel Sì, progetto. però non Dobbiamo. deve essere troppo noioso. Sì, Mattia ha detto giusto, non deve essere noioso, quindi scegliamo qualcosa di comico. Ragazzi, potete dare un po' fuoco per favore, che non si vede bene. Fuoco, fuoco, fuoco! Mattia. Dunque ragazzi, allora, dobbiamo finire questo progetto, dobbiamo fare bene le cose, montare, scrivere e dobbiamo farci tirare fuori delle idee subito perché il Con tempo. calma, un attimo, tanto bisogna innanzitutto direi pensare allo stile da usare, perché qua stiamo già andando Lo stile deve essere troppo. chiaro, efficiente e semplice. Noi rispettiamo l'ambiente con lampade a basso consumo, pannelli solari, raccolta differenziata e mensa sostenibile. E qui al Fassicomo abbiamo il campo da calcio. Le raccolte differenziate sono un po' ovunque, ci sono dei cestini messi un po' quasi in ogni angolo. Abbiamo dei pannelli solari che alimentano la scuola e anche fotovoltaici. Abbiamo tutte delle risorse energetiche differenti dalle altre scuole, noi siamo un po' a parte. Allora, abbiamo pensato di unire riprese video, interviste e immagini. Oh, Ragazzi, secondo me dovrebbe siete. essere strutturata con più interviste. Più interviste rispetto a immagini, dice. Sì, qualche immagine ci dovrebbe stare per far capire comunque dove siamo. Come vogliamo farle? Chi vogliamo intervistare? Perché vogliamo Allora, intervistarlo? Cosa alunni vogliamo della dire? scuola. Alunni e Intervistiamo al. basta? No, però la maggior parte alunni della scuola. Quindi, cioè, testimoniare la scuola attraverso gli occhi degli alunni. Cosa ti ha colpito in questa scuola, La prima cosa che mi ha colpito quando sono arrivato è stata subito la pulizia. Mi ha colpito soprattutto la pulizia che c'è in questa scuola, perché non si trova nelle altre scuole. Poi comunque quando mi sveglio ora a casa, cioè, la prima cosa che penso non dico ah, devo andare a scuola e sono diciamo agitato. Sono molto attenti a risparmio in generale, di conseguenza ricicliamo molta carta e cerchiamo di ridurre al minimo i consumi di elettricità. Tu hai visto che in questa scuola comunque c'è un certo atteggiamento a favore dell'ambiente. Sì. E questo comportamento lo applichi anche fuori dalla scuola? Non con tutto me stesso, ma quando posso sì. Direi che molte persone qua sono un po' cambiate da quello che ho visto io. Parlando di me, della mia esperienza personale, ho avuto un cambiamento, cioè, costante, direi. Beh, sai, vivendoci 24 ore al giorno dentro sta scuola, comunque certe cose ti vengono naturali da fare sia qua dentro che fuori. Infatti, quindi dobbiamo usare un montaggio veloce e semplice che non li faccia rompere le scatole, Sì, ma insomma. secondo me anche dobbiamo inserire anche qualcosa di comico che faccia ridere. Sì, una scenetta comica ci sta. Basta Secondo recitare un me. po'. Mettiamo Ivano che butta un pezzo di carta per terra nel corridoio. Vedi uno che gli piomba addosso e fa tipo hai buttato la carta per terra. La prima cosa che ti viene istintivo è buttare la spazzatura perché vedi che tutti in questa scuola lo fanno. Cerco di fare la lavatrice, la lavastoviglie, quando ci sono tante cose da lavare. Magari a casa cerco anche di sprecare meno carta. Quando entri e vedi un professore che spegne la luce, ti viene istintivamente voglia di imitarlo, in sostanza. Raccolta differenziata non è che ne faccio molto, cioè butto tutto. Diciamo che è il mio punto debole. Mi sembra una forma di menefreghismo, di pensare che in un ambiente ci vivono tutti, quindi tutti hanno diritto a un ambiente più pulito. E se uno butta qualcosa per terra è come se dicesse me ne frega, non me ne frega niente, a me però vivono anche gli altri. Sono molto cambiata da quando sono venuta in questa scuola per quanto riguarda l'ambiente e comunque a vedere una scuola pulita e cioè a vivere in un ambiente pulito
cambi anche te. Forse qualcosa si riuscirà a fare.